Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Ci accostiamo ancora una volta alla grazia della presenza del Signore che scende sull'altare e desidera fare comunione con noi e entrare nella nostra vita. Ci accostiamo a Lui con la debolezza del nostro peccato che tante volte ci separa da Lui, ma che Egli viene ad abbattere con la sua misericordia, alla quale vogliamo affidarci questa mattina all'inizio di questa celebrazione. Umilmente confessiamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Signore Dio nostro, che nel cuore immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il Tempio dello Spirito Santo, donaci un cuore puro e docile, perché sulla via dei Tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni cosa, sempre attenti alle necessità dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giuditta. In quei giorni tutto il popolo era oltremodo fuori di sé e tutti si chinarono ad adorare Dio esclamando in coro: benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in questo giorno i nemici del tuo popolo. Ozia a sua volta le disse: benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno sempre la potenza di Dio. Dio faccia riuscire questa impresa e tua valente esaltazione ricommandoti di bene.
il riconoscimento della prontezza con cui ha esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe e hai sollevato il nostro abbattimento, comportando direttamente davanti al nostro Dio. E tutto il popolo esclamò: Amen, Amen. Appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le rivolsero parole di benedizione ed esclamarono al suo indirizzo: Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Te beata, o Vergine Maria, che hai portato in grembo il figlio dell'Eterno Padre. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Dopo tre giorni, i genitori trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Gloria a te, O Cristo. Per molti di noi oggi si chiude il pellegrinaggio qui a Fatima e prima di ritornare alle nostre case vogliamo lasciarci accompagnare dal dono della presenza del cuore immacolato di Maria,
qui, in questo luogo, dove questo cuore si è manifestato, dove questo cuore si è fatto conoscere, dove questo cuore ha chiesto di essere fatto conoscere, ha chiesto di essere annunciato. Perché? Perché ha questa esigenza Maria presentandosi ai tre pastorelli? Perché poi ha questa esigenza affidando questo compito particolare a Lucia, questa missione di far conoscere la devozione al suo cuore immacolato. Ecco perché il cuore di Maria è il cuore che ha fatto totalmente spazio a Dio. L'abbiamo visto e anche accolto in questi giorni. Maria è colei che ha fatto spazio completamente nella sua vita a Dio e, come dice San Paolo ai Filippesi, Cristo ha svuotato se stesso per entrare nella condizione umana. Maria ha svuotato se stessa per accogliere la divinità di Dio e la presenza di Dio nel suo cuore. Mi ha fatto diventare questo un cuore trasparente, un cuore che è trasparenza di Dio. Il cuore di Maria è il cuore che lascia trasparire Dio e la bellezza della luce. Quando siamo stati dal Cobasa a battaglia, nella bellezza della luce che si rifletteva dalle vetrate, dai colori delle vetrate, arricchiva la chiesa, come quando ci troviamo in qualsiasi chiesa che ha delle vetrate attraverso le quali traspare la luce del sole, entra la luce del sole. Ecco, il cuore di Maria lascia trasparire la bellezza di Dio e lascia anche trasparire la bellezza della capacità di fare la volontà di Dio. Perché accogliendo Dio, Maria accoglie la sua volontà. Si faccia di me secondo la tua parola. Entra nella volontà del Padre ed apre la strada a quello che Gesù farà per operare il piano di salvezza, che entrerà nella volontà del Padre, che è fare in modo che ogni uomo possa avere la salvezza, possa entrare nella salvezza. Maria si presenta come rifugio, direi, ma sì, Maria si presenta con queste caratteristiche di un cuore che ha fatto spazio a Dio come riparo e come rifugio della nostra vita. Nelle letture abbiamo ascoltato come Giuditta sia lodata, si acclami a lei perché ha combattuto per Israele, ha combattuto la battaglia portando Israele alla vittoria contro i nemici. Maria è riparo, noi troviamo la possibilità di essere protetti dagli assalti dei nemici, dei pericoli della nostra vita. È il riparo sicuro, ma è anche il rifugio. È il rifugio dove possiamo ristorarci, il rifugio dove possiamo riacquistare la forza ed è il rifugio dove possiamo riprendere la grazia della nostra identità, della conoscenza di noi stessi. Ecco, quando nel nostro cammino noi abbiamo bisogno di continuare il cammino della vita e affrontare nuove sfide, nuovi progetti, nuove realtà, abbiamo bisogno di ritrovare innanzitutto noi stessi. E nel cuore di Maria, che è dal quale traspare la volontà del Padre, noi conosciamo la nostra identità di figli, accompagnati dalla sua maternità. E ci riconosciamo come figli di Dio che hanno la possibilità di poter affrontare qualsiasi cosa. Ed è nel cuore di Maria che abbiamo la possibilità di seguire il cammino della santità, perché in questo cuore opera lo Spirito Santo,
che lavora rendendo Maria un capolavoro dalla grazia di Dio, e noi in questo cuore possiamo seguire il cammino della santità. Nel cuore di Maria noi troviamo la capacità di offrire la nostra vita, e di offrire la nostra vita per noi, per i fratelli, per le persone che incontriamo, di offrire la nostra vita per andare incontro al Signore. Ecco, potremmo dire, oggi si celebra la festa della dedicazione della Basilica della Santissima Trinità, qui al lato, possiamo dire che il cuore di Maria è trasparenza della Trinità, tempio della Trinità, e attraverso il cuore di Maria noi entriamo nel cuore della Trinità di Dio, che ci fa conoscere la bellezza di essere creature belle uscite dalla mano di Dio, e ci dà anche l'opportunità di riprendere in mano questa bellezza per lasciare anche noi trasparire l'appartenenza a Dio con la sicurezza del nostro cammino, con la nostra capacità di lasciarci lavorare dal Signore, dallo Spirito Santo, con la nostra capacità di offrire noi stessi per fare sempre, in ogni occasione, in ogni luogo, la volontà del Padre, e per aprirci a quella volontà che vuole che tutti gli uomini possano conoscere ed entrare nella salvezza. Rivolgiamo la nostra supplica, la nostra preghiera a Cristo, che nel cuore immacolato di Maria ci ha dato una sorgente di luce e di speranza nel nostro quotidiano cammino. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Vergine ci dia il gusto della parola di Dio, perché attraverso la lettura e la meditazione dei testi sacri incontriamo Cristo e il suo amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la Vergine preservi l'umanità dalla paura e dalla violenza e conceda la pace al cuore di ogni uomo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la Madonna ci aiuti ad essere uomini e donne disponibili verso la necessità dei fedeli, capaci di autentico affetto e attenzione verso gli altri, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le coppie in difficoltà, con l'aiuto della Vergine, ritrovino la concordia e il dialogo, e sappiano nutrirli con la preghiera, i sacramenti, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché sull'esempio di Maria, anche noi portiamo Gesù nel nostro cuore, per annunciarlo con la vita a tutti coloro che incontriamo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché si diffonda la devozione alla Madre di Dio, perché la purezza sia considerata e vissuta ancora come virtù, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che dall'eternità hai scelto Maria come vaso eletto dei tuoi doni, fa che, seguendo il suo esempio, siamo sempre docili a cercare e a compiere la tua santa volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signore, noi li doniamo. Quel vino puro che t'offre la Chiesa, for
ferma la gioia dei nostri bei colli. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signore, leviamo i cuori. A te, Signore, noi li doniamo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Padre, i doni che ti presentiamo nel ricordo della Vergine Maria, e fa che sul suo esempio custodiamo e meditiamo sempre nel cuore i tesori di grazia del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Salvatore. Tu hai dato alla Beata Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere, un cuore nuovo e mite, in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza, un cuore semplice e puro, che ha meritato di accogliere il tuo Figlio e di godere la visione del tuo volto. Un cuore forte e vigilante, che ha sostenuto intrepido la spada del dolore e ha atteso con fede l'alba della resurrezione. E noi, con tutti gli angeli e i santi, proclamiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, usiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh,
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Magnificat, magnificat, anima mea Domino. Magnificat, magnificat, anima mea Domino. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Magnificat, magnificat, anima mea Domino. Magnificat, magnificat, anima mea Domino. Preghiamo. Padre, che nel ricordo della gloriosa Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio, ci hai reso partecipi della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente il mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi che portate con voi. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché, per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta, diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Un proficuo pellegrinaggio per coloro che cominciano il loro pellegrinaggio, continuano il loro pellegrinaggio, un buon ritorno a casa per coloro che concludono il loro pellegrinaggio, ma sempre ricordando che c'è un rifugio nel quale possiamo ritrovare noi stessi, nel quale possiamo sentirci sicuri, che è il cuore di Maria, che ci insegna a fare la volontà del Padre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Accompagnati dal Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in coda di ria. Fedeli del cielo.